Intanto benvenuto, benvenuto a chi è che si è già affacciato, che si è già collegato. Il mio nome è Matteo Figara, ben trovate sulla mia pagina. Sono qui con Elisa Picozza. Eccoci qua, siamo Ciao, online. fa guardare, ma poi crea un Devi togliere, fondo. Elisa, l'audio del video. Intanto benvenuto, benvenuto a chi è che si è già Ok, tranquilla. affacciato, si è già collegato. Il mio nome è Solo Matteo l'audio del video che Figara. vedi, se no ci ritorna dentro. Infatti, Ok. abbandono l'idea di condividere il video. Purtroppo Va dava bene. questo effetto terribile. La prossima volta andrà meglio. Lo faremo prossimamente, tranquilla. Allora, intanto benvenuti e benvenuti nella mia pagina per parlare un po' del libro Andata e Ritorno. Oggi abbiamo la mitica Elisa Picozza, responsabile della casa editrice Spazio Interiore, che ha pubblicato questo e i miei ultimi due libri precedenti. Lascio la parola un attimo a Elisa, che ho piacere che ci parli un po' della casa editrice Spazio Interiore e anche magari della collana Gli Amuleti in cui è stato pubblicato il mio ultimo libro. Grazie Matteo. Intanto io come prima cosa volevo proprio ringraziarti per questa opportunità. Come si è notato, è la mia primissima volta in una diretta Facebook, tra l'altro una diretta a distanza con tanti di questi strumenti telematici che oggi ci aiutano a sentirci vicini. Grazie quindi per avermi accolta in quella che è casa tua, perché mi sento proprio lì accanto a te. Allora, Spazio Interiore è la casa editrice che dal 2011 pubblica tanti libri che potremmo mandare sotto la definizione ormai talmente ampia, di spiritualità. In realtà, più che di spiritualità, noi ci occupiamo di ricerca interiore, di crescita. Tutti gli strumenti che sono un po' fuori dagli schemi, che ancora non sono battuti, che in qualche modo sono misteriosi perché poco conosciuti dal pubblico, noi, zam, andiamo lì. Spesso tampiniamo gli studiosi e i ricercatori per fargli mettere per iscritto i risultati delle loro ricerche ed ecco che escono i libri. Quindi spaziamo, devo dire, in tantissimi campi, però questo è frutto di una scelta, perché quello che mi piace sempre dire è che noi esseri umani siamo tutti diversi. E quindi, come per i vestiti, non è che lo stesso modello, lo stesso colore va bene per tutti. Ognuno di noi ha bisogno di trovare la sua strada verso le profondità del suo sé, la riscoperta di sé, di quello che è il suo potere, di quello che è e può fare. E quindi ha bisogno di strumenti diversi. Ecco perché ci occupiamo di tantissime tematiche diversificate fra di loro. Come sono diverse le tematiche, così sono diverse anche le collane. Io adesso non voglio parlare a lungo delle singole collane perché sono curiosissima di sentire Matteo, quello che ci racconterà e che cosa risponderà alle mie domande. Però in particolare mi volevo soffermare sulla collana in cui abbiamo pubblicato l'ultimo libro di Matteo, appunto Andata e Ritorno, che è la collana degli Amuleti. Rispetto alla mia faccia, non ho la faccia grandissima, lo giuro, il libro è piccino, è un amuleto e veramente è un formato tascabile, entra nella tasca dei jeans. E l'editore l'ha pensato e gli ha dato questo nome, Amuleti, proprio come l'amuleto che si tiene in tasca, perché sono tutti libri da portare sempre con sé, da leggere per intero, ma anche da sfogliare, da aprire a caso, perché le tematiche trattate, sono pratiche. In qualche modo ti danno della teoria, ma ti danno anche della pratica. E la pratica, lo dice la parola, se uno non la mette in pratica in ogni momento, non ha ragion d'essere. Ecco perché abbiamo scelto di pubblicare il libro di Matteo negli Amuleti, proprio per dare la possibilità a tutti quanti di portarlo sempre appresso e di trovare uno spazio per quello che è il viaggio immaginale, il sottotitolo del libro. Io adesso passerei, come dire, l'introduzione l'ho fatta, però Sì, io di te e di questo libro voglio parlare assolutamente. c'era una cosa bella che volevo dire sulla nascita del libro, che fu quando Giovanni Picozza, tuo Scrittore. fratello, come hai definito? Scrittore. Editore, ok. Grande capo. Il grande capo. Devo dire che sia da parte di Giovanni che da parte tua della casa editrice e anche dello spazio dove abbiamo fatto alcuni eventi, no, insieme. C'è sempre stata una grande fiducia nei miei confronti e questo è sempre stato per me bellissimo e anche commovente perché, come dicevi tu, no? Andare a trovare l'autore che magari ha anche le cose nuove, è secondo me molto bello come impegno.
E lo fate poi in un modo bellissimo. Io ricordo diverse recensioni che sono arrivate dei libri, anche dagli amanti del libro proprio come oggetto, e si nota sempre la cura che c'è, no? In quello che fate, questa carta bella, la tipografia bella, curata. E mi ricordo quando Giovanni mi disse: abbiamo fatto dei libri, no? Stanze d'immaginazione, le stanze d'immaginazione underground, che comunque sì, parlano del tema immaginazione, ma legati a una tecnica specifica. E mi disse: mi piacerebbe che magari riuscissimo a dare a chiunque la possibilità di avere delle informazioni, delle istruzioni per usare l'immaginazione. È nata così l'idea di Andata e Ritorno. Abbiamo messo anche un po' a trovare il titolo perché giocavamo con tutti i termini possibili e poi abbiamo preso questo. Ecco, comincerei proprio dal titolo. Abbiamo scelto Andata e Ritorno perché era una definizione che io amavo già da tempo, la capacità di fare questi viaggi immaginali che noi abbiamo da sempre, è naturale all'essere umano. Lo facciamo fin da quando nelle grotte dipingevamo le scene, di caccia, per esempio, e immaginavamo quel tipo di scena, oppure la ricordavamo, ma comunque ricordandola lo facevamo attraverso un pensiero che lavora per immagini, e quindi era più o meno la stessa cosa. E quindi è proprio naturale. Mi è piaciuto molto quando trovai poi nei libri di Harari questa definizione che è grazie all'immaginazione che siamo evoluti, che è una definizione che poi ho ritrovato anche in alcune ricerche scientifiche della Berkeley University, dove dicono che proprio l'empatia e l'immaginazione ci hanno permesso di riconoscerci, di trovarci, di creare gruppi grandi, queste mitologie in cui possiamo riconoscerci, e quindi appunto legarci al di là di una storia personale. È bello, no? Immaginare come un mito, una storia metafisica che va al di là dell'individuo, ci permetta, nonostante noi non ci conosciamo affatto, di dire che c'è qualcosa che ci accomuna e quindi ci avvicina. E quindi Andata e Ritorno fu poi una definizione che trovai sicuramente in Tolkien, no? Quando c'era nel libro dello Hobbit, lui fece mettere questo titoletto che era Andata e Ritorno, i viaggi di un Hobbit fuori dalla contea. E quindi questa teoria dell'andare e tornare era già in Tolkien, quindi negli ambienti fantastici, nella letteratura. Ma poi l'ho trovata anche in questo libro che mi ha sempre appassionato molto, di Tania Zittun, che si chiama Handbook of Imagination and Culture, dove c'è proprio la definizione, questa è dell'Oxford Press, c'è proprio la definizione di immaginazione come quella capacità che ci porta, che permette alla coscienza di spostarsi da un qui e ora prossimale, cioè dove siamo adesso, davanti alla tastiera, puliamo i piatti, siamo in macchina, a un luogo distale, distante, che possa essere la memoria, il futuro, oppure luoghi completamente inventati. Quindi andare, fare queste esperienze e tornare. Ecco, era il coronamento per me anche a livello scientifico di una teoria che già assaporavo da tempo. Sono più di 10 anni che faccio ricerca sul tema e quindi è nato un po' così il titolo e devo dire mi è piaciuto sempre tantissimo. Adesso faccio una pausa, non so se c'è qualche domanda, Elisa, già? Se comincio con le domande, poi non dico che non ti faccio parlare più, ma come dire, ne ho tante. In realtà volevo cogliere proprio il discorso che facevi sull'andata e ritorno, che è un discorso che potremmo applicare a tantissime sfere, se ci pensi. Si fa sempre riferimento, e questa è una cosa che mi è piaciuta moltissimo dalle prime volte in cui abbiamo parlato di questo libro. A proposito, ti ringrazio ovviamente per le cose che hai detto all'inizio, però è il nostro lavoro, amiamo farlo e quando c'è l'amore ci sta che le cose vengano così. Comunque, Però è una nota a favore che andava detta. grazie. Ti dicevo, andata e ritorno, perché tutti pensano alla ricerca interiore come a un movimento di andata. Vado a cercare, ad approfondire, a fare. Si mettono in pratica tantissime tecniche. L'andata è assolutamente diffusa. Il ritorno forse un po' meno, nel senso viene un pochino sottovalutato perché si fa una tecnica, si fanno degli esercizi, si impara una disciplina, si va, è l'andata. Ma poi quello che si è imparato lo si riporta nel quotidiano? C'è il ritorno nel quotidiano?
Questo è un aspetto che forse andrebbe un pochino incrementato. Ecco perché il tuo titolo, al di là, nomini Tolkien, io mi sciolgo ovviamente, quindi, però al di là della bellezza di per sé del titolo, ha una portata particolare, cioè mette l'accento su un qualcosa che secondo me ogni tanto viene un pochino sottovalutato. E quello che mi piace tantissimo di questo libro è il fatto che tu batti molto sull'utilità che tutto questo deve avere nella vita quotidiana. Però prima di passare proprio alle domande sul contenuto, io ti chiederei, ok, il titolo, il sottotitolo, istruzioni per il viaggio immaginale. Guarda, mi fermo ancora un attimo su questa bellissima osservazione che hai fatto. Io da ormai più di un anno e mezzo ho fatto per mia necessità un momento di pausa, di grande revisione. Ho voluto e ho dovuto rivedere alcune filosofie di cui magari parlavo così apertamente, per esempio il tema dell'anima, il lavoro di ricerca interiore di cui parli anche tu. E mi sono dovuto fermare perché mi sembrava di dare qualcosa per scontato, di lasciare fuori qualcosa, e sono arrivato sempre più, un anno e mezzo, forse anche due, a vedere l'utilità di quello che si fa in questo settore, come la consapevolezza. Infatti ho cominciato a scartare termini come la spiritualità e ho usato la consapevolezza, ho cominciato a togliere la parola anima e a metterci la parola possibilità, zona del pensiero, perché credo che ci sia sempre più bisogno che chi fa un qualche tipo di lavoro di consapevolezza su di sé poi renda utile questo fiore, questa bellezza che uno scopre, lo faccia diventare un frutto e lo porti nel mondo. Abbiamo bisogno meno, di mio punto di vista, poi va visto, preso, valutato, ognuno ha la sua, per carità, meno persone che si allontanano dalla realtà attraverso un percorso di consapevolezza e più persone che invece attraverso la consapevolezza tornano nella realtà di ogni giorno e portano un contributo utile, pratico, condivisione o di informazioni oppure di una via oppure di una visione, ma che si trasformi, ecco, con una messa a terra si trasformi in qualcosa di utile, soprattutto secondo me a livello sociale, etico. Ne abbiamo bisogno di essere e di riconoscerci come una specie, ok? E d'altronde con la mia consorte Lara guidiamo il gruppo La Specie Felice su Facebook, e non per nulla, insomma, perché ci piace essere utili in modo pratico, no? E questo per me, hai aperto una parentesi importantissima, Elisa, e te ne sono grato. Il sottotitolo, istruzioni per il viaggio immaginale, dice moltissimo, è un manualetto tascabile. Dentro ho voluto organizzare le informazioni per fare un viaggio immaginale autonomo in modo semplice, un passo alla volta. Come dicevo, io ormai sono arrivato ad avere 10, 11, 12 anni di esperienza di pratiche seguite, di pratiche tenute, di ricerca in tutti i tipi di ambienti. Sono partito dall'esoterismo alla spiritualità, ma poi sono passato attraverso tutto l'accademico filosofico, dove appunto sono laureato, e sono sfociato negli ultimi anni in particolar modo sugli ambienti più di tipo scientifico, perché che è proprio lo specchio, no? Come rendere ancora più concreto quello di cui parlo, portiamoci anche il lato più di tipo scientifico. E quindi qui cosa trova una persona quando apre il libro? Trova che un'esperienza è andata al ritorno, ha bisogno di alcune prassi. La prima è, forse è bene che tu sappia che ci sono dei luoghi di pensiero chiusi, dove il pensiero è ristretto, e dei luoghi aperti, dove si possono avere delle intuizioni, dove si può conoscere qualcosa di nuovo, e man mano che vai in territori sempre più ampi del pensiero, c'è l'immaginazione. Uno dice, ma come, l'immaginazione come una funzione del pensiero? Sì, per me sì. L'immaginazione è la funzione più bella, più espansa, più evoluta del pensiero. Ci permette di vedere, di pensare cose impensabili in altro modo. E c'è tutta una mappa nel libro. D'altronde, anche un po' la copertina lo dice, no? C'è un cammino, c'è una mappa. Si parte da dove? Da dove siamo tutti? In quel qui e ora della ragione,
il mundus, che è un luogo di pensiero molto chiuso, che non ci dà molte prospettive di apertura. È utile, non c'è nulla di sbagliato nel mundus, perché ci permette di prendere le informazioni, di catalogarle e quindi poi di decidere come agire. È estremamente utile, però non ci permette di conoscere molte cose nuove. È un po' rigido. E tende a confron nel confronto con l'alterità ad avere ragione, ne diventa un po' una sfida, o io o te. Se uno esce da questo ambiente che abbiamo messo come una piccola casina 3x3, c'è tutto uno spazio che può esplorare, dalla prima tipologia di modo di pensare altro, che è il confronto, chiaramente la curiosità, sono tutti piccoli meccanismi di pensiero che si possono attivare. E nel libro faccio proprio questo, ti descrivo le zone e tutto quello che puoi fare per procedere un passettino alla volta, un po' più in là all'interno dei sistemi di pensiero. Quindi la curiosità, il confronto, dopodiché è come se fossimo su quest'isoletta al molo, no? Il confronto, ci sono altre persone, c'è un mercato, puoi conoscere altre culture, altre realtà, e lì puoi aprire un pochettino il tuo modo di pensare, però è sempre un mentale contro un altro mentale, mettiamola così, quello spazio piccolo chiuso della ragione, quello è legato al mentale, un processo automatico che ci fa risparmiare un sacco di energie, ma che non ci fa conoscere le cose per come sono. E un po' ce la racconta, diciamo. Però dopo si può partire, cioè dal molo si può partire, c'è il viaggio, il pensiero profondo, quello filosofico, con le domande, la curiosità portata proprio a livello di questio, la ricerca, le questioni, le domande, c'è tutta l'intuizione e più là ancora ci sono le possibilità attraverso l'immaginazione e la contemplazione di scoprire territori nuovi del pensiero. Cioè proprio delle zone dove tu puoi pensare in un modo diverso, proprio ti si attiva un modo diverso di pensare, attraverso le quali puoi fare delle scoperte, puoi scoprire delle cose che non pensavi prima. A metà, diciamo così, tra un pensiero visionario, sicuramente visionario, divergente, e qualcosa di più legato a dei codici. Cioè, per fare bene un'esperienza ci vuole che tu sai quello che stai cercando. Questo è un altro tipo di informazione utile all'interno del libro. Per poter andare in questi territori del pensiero e tornare, ci vuole che tu sai quello che stai cercando. Lo devi sapere prima. Non devi sapere come è fatto, però devi sapere quello che vuoi. È come dire, parto in viaggio, andiamo in vacanza. Sì, un conto è prendere e partire, perché vuoi fare il giro e ci può anche stare. Però in queste esperienze qui devi sapere la meta. E sapere qual è la meta, poi quando sei arrivato alla meta, lì ti giri la città, ti giri il posto, scopri delle cose. Però dove andare lo devi sapere, altrimenti non c'è una strada che tu puoi fare. E nell'istruzione del viaggio immaginale ti spiego proprio come sono divisi i territori, come crearti la strada, quali sono gli esercizi che puoi fare, per esempio, per allenare il tuo mezzo di trasporto, che io chiamo il tuo corpo immaginale, per poter fare meglio questi viaggi, cogliere meglio le informazioni, e poi come tornare indietro. Penso di aver fatto una buona descrizione. Assolutamente. Io farei un passo indietro a una delle. Elisa, ti ho persa, non ti sento più. Vabbè, nel frattempo che aspettiamo che Elisa si ricolleghi, vedo ci sono delle domande. Sì, sei Perfetto. tornata, eccoci. Eccoci, sì, infatti si era congelato tutto. No, all'inizio parlavi appunto del rapporto tra pensiero e immaginazione, perché qui, essendo io un po' datata e venendo da studi di impostazione iperrazionalistica, ero stata cresciuta, no, sul serio, con una sorta di contrapposizione tra quello che è il pensiero, e ovviamente pensiero uguale ragione, uguale realtà, uguale piedi per terra, e immaginazione come sinonimo di fantasia, sinonimo di sogno, sinonimo di, perdonami, perdita di tempo fondamentalmente. Basta con queste fantasticherie, basta con l'immaginazione. Per cui, nel momento in cui mi sento dire che l'immaginazione è in qualche modo non contrapposta, ma
complementare, comunque collegata con il pensiero, si apre un mondo. Poi io qui lo dico, ti avevo promesso che l'avrei detto, il tuo libro è quello che se io avessi potuto leggere a 15-16 anni, proprio nel momento in cui l'immaginazione era in qualche modo straripante, probabilmente la mia vita sarebbe stata diversa, perché invece di fare come mi dicevano i grandi, smettila con queste fantasticherie, sono tutte sciocchezze, pensa alle cose serie, probabilmente avrei pensato anche alle cose serie per ovvi motivi, però avrei coltivato il viaggio immaginale, l'immaginazione, senza relegarla a una, a un qualcosa per bambini, fondamentalmente, per bambini infantili. Perché poi purtroppo, come dire, cioè, noi vogliamo recuperare la libertà interiore del bambino, ecco perché ho aggiunto infantili. Quindi per questo ti chiederei di approfondire il rapporto che c'è tra pensiero e immaginazione, anche per creare una rispettabile demarcazione tra tutto ciò che noi mettiamo sotto il nome di razionalità, sì razionale, sì concreto, sì materiale, non perderti nell'immaginazione, dando quindi una connotazione in qualche modo negativa a questo termine e alla facoltà immaginativa, che invece io poi col tempo ho scoperto essere una delle risorse più preziose anche per vivere nella vita quotidiana. Tutto il tuo libro poi fondamentalmente si incentra su questo, lo dicevi anche poco fa, no, non si fa il viaggio immaginale tanto perché uno non c'ha niente da fare, il viaggio immaginale si può anche fare, correggimi se sbaglio, uno, però non è quella la funzione, il viaggio immaginale ha la funzione poi di tornare con un ricco bottino da utilizzare, da spendere nella vita materiale, arricchendola e migliorandola. Ecco perché volevo proprio come piccola rivincita su quello che mi è stato detto quando ero adolescente, su cresci, lascia perdere l'immaginazione perché non è razionale, non è questo. Beh, guarda, hai aperto almeno due o tre parentesi estremamente interessanti, secondo me. La prima che mi viene da dire, siccome recentemente mi hanno intervistato anche su una video nazionale che è Radio Cusano TV Italia, e lì questa intervista dice, puntava molto sulla funzione, sull'aspetto negativo dell'immaginazione, dice quando uno non riesce a uscire dall'immaginazione. Allora, prima di tutto, noi facciamo 60.000-70.000 pensieri al giorno? E questo è un dato di fatto di tipo scientifico. Visti i tempi, pure di più. Poi, osservazione. Se io invito una persona adesso a pensare a un cono gelato, il cono gelato viene. Okay, magari c'è chi lo vede subito, c'è chi lo pensa subito, c'è chi deve chiudere gli occhi per avere l'immagine. Perché il pensiero è fatto di immagine e di contenuto, il concetto, no? E anche la sensazione che poi l'immagine porta, no? Con sé. E poi dopo dico, ok, c'è il gelato, buono, che gusto è, fragola, fantastico. E adesso invece pensa di mangiare un cracker salato. Ecco, ci vuole un momento a cambiare pensiero, per cui l'abilità che noi abbiamo è quella di decidere dove portare la nostra attenzione. E portare l'attenzione sull'immaginazione significa decidere di utilizzare questa facoltà per vedere qualcosa che non è qui e ora. Come diceva Tania Zitun sul libro che ho citato poco fa dell'Oxford Press, lo facciamo sempre, continuamente, ma è naturale per l'essere umano, è biologico, è anche positivo. Perché domani ho un colloquio di lavoro, scommettiamo che due o tre volte almeno in giornata penso a come andrà, a come mi vestirò, a che cosa posso fare, a che cosa devo dire, quali sono le domande possibili che mi faranno. Un bambino che gioca immagina continuamente di, che so, essere l'astronauta, essere, non so, il giardiniere, perché no, ognuno ha le sue passioni. Oppure immaginiamo che cosa dobbiamo preparare da mangiare. Immaginiamo continuamente, immaginare in sé come tutte le cose non è né positivo e né negativo. Se lo sappiamo usare come facoltà di pensiero per scoprire le cose, diventa estremamente positivo, d'accordo? Ci aiuta
a conoscere delle cose che altrimenti non riusciamo a conoscere. E questo è valido in particolar modo quando vediamo l'immaginazione così come la stiamo raccontando in andata e ritorno, cioè come una facoltà di pensiero. Per come la vedo io, l'immaginazione e il pensiero immaginativo è la pratica meditativa occidentale filosofica per eccellenza. Sono diversi filosofi che raccontano, per esempio, questo mi rimase impresso, che era Cartesio, di cui poi il pensiero non è che io ami tantissimo, però aveva delle belle intuizioni sotto alcuni punti di vista. Lui racconta proprio che il cogito ergo sum gli è venuto in mente mentre meditava in questo poele, no? Questa specie di capannetta. Ma sono diversi gli autori che, i filosofi, i pensatori, che possono raccontare delle proprie navigazioni. Platone, l'iperuranos, e lo scoprì ed è il mondo delle idee. Le idee sono il materiale primo di un lavoro immaginativo. Lo diceva anche Ilman, no? Che noi pensiamo per immagini, e in realtà diceva che è il cuore che pensa per immagini. Il bello su questo, adesso cito, che grazie anche agli studi che ha fatto la mia consorte, Lara Lucaccioni, in America con l'Art Matin Institute, adesso abbiamo anche, diciamo, le prove scientifiche per dire che il cuore ha un cervello, ha 40.000 neuroni, e di fatto quando si porta in coerenza il cuore con il cervello, noi pensiamo in maniera diversa e siamo più intuitivi. Quindi anche questo lega un po' il discorso del pensare immaginativo con il cuore. Come facesse a saperlo Ilman, non lo so, so che lui faceva ricerca anche attraverso Corben sull'antico sufismo, dove c'è la imma che è appunto il potere creatore del cuore, quindi probabilmente si appoggiava su queste fonti di filosofia qua. Dicevo, quindi è un modo di meditare totalmente occidentale e che secondo me è riassunto benissimo nell'idillio L'infinito di Leopardi. Poi io sono nato a Recanati, Leopardi ce l'ho molto caro, dove dice che al di là della siepe, al di là della siepe, quindi al di là del confine naturale del mio modo di pensare, questa è una mia lettura libera, c'è uno spazio vastissimo, infinito, dove naufragarmi è dolce in questo mare. E quando noi siamo lì, in quell'ambiente di pensiero diffuso, rarefatto, vastissimo, quando torniamo abbiamo le intuizioni, ah, chissà come sta Tizio, Caio, ah, quasi quasi chiamo questa persona, oppure ti viene quell'idea che è quella della aha experience, cioè non sai come, però alcune informazioni che avevi già le hai rimesse in ordine in un modo diverso, le hai viste in un sistema più ampio e sei capace di avere una conoscenza in più, dagli stessi elementi che avevi prima, una conoscenza che prima non potevi avere. Questo è possibile perché noi in queste pratiche di pensiero immaginativo cambiamo completamente frequenza. Si accede quasi sempre attraverso un tipo di rilassamento. Per esempio, stai facendo un altro tipo di azione, guidi, lavi i piatti, oppure il bambino mentre gioca, che è tutto impegnato e lavora in questo modo creativamente, cambiano modo di pensare. Non sono nel modo di pensare classico, a frequenza beta, molto accelerata, e sono in un modo di pensare differente che gli permette di cambiare proprio tipo di intelligenza. E si comincia a pensare narrativamente, per immagini. Ma Proust ci scrisse 9 libri sulla Petite Madeleine che ricordò mentre la stava intingendo. La memoria è immaginazione. Cioè, Alberto Oliverio scrisse un libro molto bello sulla relazione tra memoria e immaginazione, dicendo che tutto ciò che noi ricordiamo con memoria è continuamente cambiato dall'immaginazione, con tanto di ricerca scientifica che durò, se non ricordo male, o 45-75 anni, una cosa del genere. Quindi proprio dove dimostrò che le persone quello che ricordavano erano una narrazione che non era uguale ai fatti, ma per come se la raccontavano. E modificava, questa narrazione si modificava grazie a un lavoro immaginativo costante, no? Quindi in realtà noi immaginiamo costantemente e ci è naturale. Poi abbiamo bisogno anche di sedimentare. Io uso questa modalità di pensiero qui. Dovremmo giostrarci tra illusione e ragione. Illusione, illudere, cioè stare nel gioco, creare prospettive, giocare a pensarci diversi, a pensarci. La domanda che mi piace fare è, se io mi impegnassi costantemente in quello che sto facendo, chi potrei divenire?
D'accordo, qual è l'immagine più bella di me che ho nel cuore? Come posso darle spazio nel mondo? E poi la ragione, cioè da queste, come dire, da questi ampliamenti di prospettiva, trovare delle direzioni, dei punti fermi verso cui muoversi e realizzare delle nuove realtà. Okay? Per me c'è bisogno di questo. Di questa doppiezza che noi abbiamo continuamente, altrimenti che succede? Che ci chiudiamo nella ragione, ok? E cioè pensiamo di avere ragione, pensiamo che così come noi in questo momento vediamo il mondo, vediamo le cose, vediamo noi stessi, così le cose sono e basta. Questo esaurisce le nostre prospettive di un cambiamento. Smette di rendere la realtà un terreno di gioco dove possiamo comunque immaginarci diversi, prospettive più felici, più piacevoli, e quindi piano piano un pochettino ci spegne, d'accordo? Ecco, questo è un confronto per me molto utile, che vedo anche dei commenti, qui c'è Elisa che chiede a che cosa serve immaginare e perché immaginiamo continuamente, perché abbiamo bisogno di avere prospettive. Se noi non ne abbiamo, ci blocchiamo in un presente senza futuro e a nessuno fa piacere questo, perché significa non avere vie di fuga, non avere vie di fuga nel senso prospettico, prospettiva geometrica, la via di fuga è verso dove posso andare. Se non ne hai più, vuol dire che non c'è più un passo da fare. E per te da adesso in avanti c'è solo quello che c'è già e non c'è nulla di nuovo. E invece, grazie a un viaggio immaginale, puoi andare a chiedere, per esempio, ma quale potrebbe essere, un futuro piacevole e positivo che posso costruire in maniera semplice adesso, da questo mio momento, se voglio dare più spazio nella mia vita a questa cosa qui? Questa è una buona domanda. E usi la facoltà immaginativa per ampliare le prospettive e andare a scoprire qualcosa di nuovo. Ci sono un po' di interventi, magari leggo un attimo, Lisa, ti dispiace? Sono curiosissima. Stefania chiede perché il ritorno? Il viaggio immaginario, se mi permette dei cambiamenti, il ritorno non è un vero ritorno, sbaglio? Beh, non abbiamo detto ritorna esattamente dove eri prima, però se non torni al concreto di ogni giorno, portandoti dietro, ecco, prendiamo il mito della caverna di Platone, il saggio che esce dalla caverna e vede il sole, vede la realtà, vede una prospettiva più luminosa, più vasta, poi torna indietro a raccontarlo. Fallo tu con te stesso, con te stessa. Vedi le prospettive più piacevoli, più ampie, più belle, perché lo puoi fare, ci giochiamo continuamente, e poi torna alla tua realtà e chiediti, e adesso come posso realizzarle queste? D'accordo, questo è estremamente utile. Allora, Elisa dice che chi immagina sfugge dalla realtà e se la racconta. Ma in parte forse, però di sicuro tu non puoi immaginare. Cioè, puoi immaginare quello che vuoi, d'accordo? Per esempio, posso anche immaginarmi di essere un albero, però nella mia realtà non lo potrò divenire. Quindi, tra tutti i possibili che tu puoi immaginare in ogni momento, e badate bene che ogni momento significa che in ogni singolo momento possiamo immaginare delle cose e non altre, d'accordo? Perché è come se stessimo in cima a una montagna, da oggi vedo questo panorama, domani sono in cima a un'altra montagna e vedo un altro panorama, d'accordo? Tra tutto il possibile, il saggio poi dopo, nel momento del ritorno, è chiedersi quali sono le prospettive più probabili, quali le prospettive preferibili verso cui muoversi. Posso, Sì. diciamo, rispetto alla domanda di Elisa, che è una domanda molto azzeccata, si lega alla mia domanda iniziale, no? Il viaggio immaginale, per come io l'ho sperimentato anche grazie al tuo libro e tutto quanto, non è una mera immaginazione come noi ce la immaginiamo, scusa il gioco di parole, ossia. E qui vorrei chiederti di fare proprio una distinzione tra quella che è l'immaginazione. Io mi immagino di essere ricca, di essere una principessa, di essere questo, di essere quello, e così mi disancoro dalla realtà. Il viaggio immaginale non è una cosa, difficile trovare le parole, una cosa costruita solo in base alla volontà. Cioè io adesso posso immaginare per presa di posizione una serie di cose.
Nel momento in cui faccio il viaggio immaginare, però, tu lo saprai dire meglio di me, c'è una mia volontà, ma non è così determinante e deterministica. C'è qualcosa di diverso tra l'immaginazione di cui parla Elisa e rispetto alla quale bisogna fare attenzione, assolutamente, perché se diventa semplicemente un alterare la realtà e quindi fare finta che la realtà sia diversa, è pericoloso, è obiettivamente poco utile e pericoloso. Ma il viaggio immaginale non è propriamente questo. E qui però vorrei che lo spiegassi meglio, che sei bravo. Hai fatto benissimo a fare questa distinzione, Elisa. Noi possiamo prendere in qualsiasi momento e immaginarci qualsiasi cosa, considerando che quello che immaginiamo probabilmente avrà un impatto. Io mi immagino di stare al mare, magari ho un momento di gioia, di godimento, sento il tepore del sole, eccetera. Quindi ricordarsi che questo tipo di lavoro immaginativo, anche un po' attraverso quelle che sono le funzioni dei neuroni specchio, eccetera, ha anche poi dopo degli effetti sul nostro corpo. Però se abbiamo raccontato il forte legame tra pensiero e immaginazione, è proprio perché l'immaginazione è una pratica di pensiero, cioè ci può aiutare a pensare, a aprire prospettive, a conoscere, a sapere delle cose, non necessariamente a modificare la nostra realtà fingendola, no? Questo è un po' il lavoro della fantasia. È una differenza sottile tra fantasia e differenza, che però immaginazione, che però è molto importante. La fantasia è proprio fantasticare, cioè mettersi lì e giocare, magari raccontandosi delle storie e via dicendo. L'immaginazione invece è proprio una pratica di pensiero che ci permette di trovare anche dei contenuti utili. Facciamo un esempio. Io mi immagino, come dicevi tu, di essere ricca. Ok. Ahimè, questo tipo di informazione si lega anche un po' con quello che era la legge di attrazione, che era un po' uno dei modi che abbiamo avuto negli ultimi anni di passare il tema dell'immaginazione, che diceva, soldoni, se io mi immagino una realtà, me la immagino, poi quella diventa vera. E io penso che chi ha fatto pratica, alcune cose magari è successo, per altre non è successo, perché non funziona così. Io ricordo quando studiai, ho fatto un bellissimo corso con Giuseppe Vercelli, all'epoca era preparatore mentale del CONI, e lui diceva, con il concetto della monoidea, una cosa molto importante. E lui diceva, sì, puoi avere l'immagine, io aiuto gli atleti ad avere un'immagine di loro che vincono la gara, no? Alle Olimpiadi. Però se poi dopo tu non scendi in campo e non cominci a allenarti, cioè, non è che io arrivo, Matteo, che mi immagino di vincere i 100 metri, e vado a gareggiare con gli atleti. Bisogna che io poi porto nella realtà questa cosa. E mi alleno, e mi alleno, e mi alleno, e rendo la mia realtà allineata con quell'immagine. Quindi è proprio l'opposto. Non è che la mia realtà si allinea con l'immagine, ma se io vengo l'immagine di quello che voglio e mi do da fare, allineo la mia realtà con l'immagine. Esattamente l'opposto. Però questo è molto giocoso, ci permette, se vogliamo, di immaginarci delle cose, ci allontana dalla realtà e finisce lì. Ok, questo è proprio un movimento della fantasia, ok? Ci permette di creare delle cose, però finisce lì. L'immaginazione invece ci permette di porci un obiettivo, una domanda e di scoprire qualcosa. È diverso, è come dire, per esempio, quali sono i miei talenti, no? Si parla tanto dei talenti, io come faccio a scoprire i miei talenti e via dicendo. Al di là che su questo tema bisognerebbe fare una pulizia qua dentro nel sistema di pensiero di quelle che sono le codifiche, le informazioni che ognuno di noi ha preso sulla parola talenti, perché non ci aiuta avere un concetto che viene dall'esterno, ma ci aiuta prima a scoprire cosa significa magari per noi. Se io volessi usare un'esperienza immaginativa per i miei talenti, potrei dire, ok, i talenti, io non so quali sono i talenti, cosa potrebbero essere? Questo comincia la costruzione di un'esperienza immaginativa. So che cosa voglio sapere i miei talenti, non so quali sono, d'accordo? I talenti mi ricordano che cosa? Mi ricordano magari una moneta antica. Fantastico, una moneta è anche qualcosa che ha un valore in sé, una moneta magari di oro.
Allora io dico, ok, farò la mia esperienza immaginativa, so che sto cercando un tesoro nascosto, che è pieno di questi talenti. E questa sarà la nostra pratica, utilizzare un modo di pensare immaginativo per darci un contenuto che è una risposta a un qualcosa che noi stiamo cercando. D'accordo? Ed è molto più pratico che non semplicemente immaginarsi che la realtà è diversa da com'è, perché? Perché quando tu fai un'esperienza immaginativa di andata e ritorno, seguendo le istruzioni, torni che hai un'informazione che puoi spenderti. Quando tu giochi a cambiare la tua realtà perché magari non ti piace o la vorresti in un altro modo e torni, non è cambiato niente. Quindi quella è l'illusione che non ci aiuta, che non ci porta da nessuna parte. Non so se sono riuscito a fare un distinguo. Forse mi permetto Sì. di aggiungere che il viaggio immaginale dov'è che porta e la risposta da dove arriva? Noi lo diamo un po' per scontato, però sai, l'immaginazione e la fantasticazione sembra che poi la risposta ti arrivi da fuori così. Invece non è No. propriamente così, perché la risposta ti arriva dal tuo sé più profondo, cioè da quella parte profonda che tu... Diciamo, nel libro ne parli, che comunque siamo noi. È proprio un metodo per contattare una parte profonda, più pulita, più autentica, meno ingessata da tutto ciò che già conosciamo e che costituisce una risposta preconfezionata, e che quindi è libera di uscire, uso una metafora che solo chi ha già letto il libro può capire, ci consente di uscire dal monolocale 3x3. Cioè quella parte di noi che sa le cose che noi non sappiamo ancora di sapere. Sembra Sì, un gioco di parole, ma proprio. non è così. E lì non è più la mera fantasticazione, il raccontarsela. È un essere molto umili e lasciare quella parte profonda, quel sé profondo, riuscire a ricontattarlo e lasciarlo libero di dare una risposta sulla quale... La nostra, il nostro raziocinio o le nostre paure o la nostra voglia di avere ragione non possono dettare legge. Sì, è proprio un modo di pensare che ci permette di bypassare il confine dato dal sistema di pensiero chiuso del mundus, dell'avere ragione, e pensare in maniera più ampia. Ahimè, molto spesso noi pensiamo che alcune cose sono fatte in un certo modo, che possiamo permetterci di fare e agire in determinate situazioni piuttosto che altre, ma questo è dettato da un sistema di pensiero ristretto, mentre attraverso questo tipo di esperienza, il pensiero immaginativo, possiamo vedere delle prospettive molto più ampie, scoprire delle cose, come dicevi anche tu, che sono all'interno del range delle nostre possibilità, ma che se stiamo chiusi in un modo di pensare ristretto, non riusciamo a vedere, ma neanche a pensare, d'accordo? Ci sembrano lontane. Quindi un'altra differenza che c'è tra quel tipo di immaginazioni fantastiche e questo tipo invece di pensiero immaginativo è che là decidi cosa vedere. E infatti per me quelle sono delle visualizzazioni. Sei tu che decidi cosa vuoi vedere. Usi l'immaginazione come facoltà, la fantasia, per vedere delle cose che ti piacciono. Te visualizzi, ma non scopri niente. Immaginare, invece, che è una facoltà di pensiero, funziona in maniera diversa. Tu organizzi un viaggio, ma quello che trovi non lo sai, lo scopri perché proprio è un modo di fare un viaggio, di portare la coscienza, come diceva questo testo dell'Oxford Press, in un luogo altro di pensiero e scoprire delle cose. È molto diverso, d'accordo? Sono un sacco di interventi, di domande, me ne sono perse un po'. Vado a vedere se ce n'è qualcuno. Allora, tante. Che cosa serve quindi immaginare? Perché immaginiamo, credo che abbiamo risposto. Ci sono delle regole a seguire per immaginare bene. Sì, se vogliamo immaginare inteso come facoltà di pensiero per scoprire qualcosa, sì. Prima di tutto sapere che cosa vogliamo, scoprire. Non come sarà fatto, perché se lo sapessimo già non ci sarebbe bisogno di fare il viaggio. Però è un po' come dire: voglio andare a vedere New York. Ok, sai dov'è New York? Puoi andare fino a New York, poi dopo lì scopri New York, d'accordo?
E poi cosa c'è da fare? C'è da allenarsi un po', soprattutto a liberare il canale della visione, perché non sempre è libero, magari alcune cose le giudichiamo e non le vediamo per come sono. E poi cosa si può fare? Beh, imparare a fare tutti quanti i passi per andare e tornare. Ce ne sono diversi, adesso nel libro sono tutti spiegati. Elisa, tu se c'hai domande, io intanto sto leggendo, ci sono diversi interventi. Sono anch'io curiosissima di sentire domande e interventi. Questo c'è Elisa, che sono Mandy ed Elisa che sono molto fervidi. Mandy dice che il viaggio interiore spinge verso il viaggio della guarigione. Questo. Guarigione è un termine che viene dal germanico var, che sta nel verbo vedere. Quindi sì, in questo senso sì, il modo immaginativo ci porta a vedere delle immagini di noi che magari ci permettono di ampliare e di cambiare le situazioni. Allora, Elisa dice, quindi se comunque nella realtà mi devo allenare, allenare, allenare per vincere, a che cosa serve che io abbia immaginato di vincere? Ma guarda, quello è un modo di usare l'immaginazione che secondo me è proprio secondo livello, mi interessa veramente poco. Mi interessa usare l'immaginazione, come scrivo anche nel libro, per scoprire le cose e non come mezzo per ottenerle. Anche perché, come dicevo poco fa, per ottenerle, devi avere prima l'immagine chiara di quello che vuoi, poi ci devi mettere dentro un po' di emozione che ti serve da benzina, da motivazione, per poi fare cosa? Alzarti tutti i giorni e andare incontro a quell'idea. Serve perché, come dicevano Tesla e Einstein, tutto ciò che tu immagini poi lo puoi realizzare, no? Loro, parlavano di progetti, di realizzazioni, come si, di creazioni, erano degli inventori. Però lo possiamo fare anche con il nostro tipo di realtà. Adesso ci immaginiamo una versione più bella, più felice, più leggera di noi, facciamo qualche passo indietro, vediamo qual è la strada da fare, e però poi c'è da farla quella strada. Non è che soltanto avendo un'immagine qualcosa succede. Allora, pensiero circolare, le credenze. Ho capito le credenze. L'immaginazione aiuta a liberarci dalle credenze? Ora, le credenze Domanda. sono dentro al monolocale 3x3, sono dentro casa, sono quei pensieri, quelle idee che noi abbiamo preso e reputato vere fin da subito senza metterle alla prova. C'è un invito all'interno del libro Andata e Ritorno che è questo. Per fare pratica potresti cominciare a mettere in dubbio tutte le idee che hai già dentro casa. Questo significa. Tremendo. È tremendo, ma me lo ricordo, scusa l'interruzione, perché Vai, vai. uno lo approccia così e poi, ti rubo proprio la parola, l'invito a prendere una convinzione, ma non quelle stratosferiche, c'è cioè una qualunque convinzione che noi diamo, ma noi nel personale diamo per assodata, per scontata, e cominciare a sviscerarla, a metterla in discussione. Sembra una sciocchezza, ma veramente lì, almeno a me è capitato, di sbattere la testa contro il pregiudizio. E anche contro il pregiudizio di non avere pregiudizi. Ci sentiamo tutti liberi pensatori di qua e di là, però poi quando si tratta di mettere in discussione quelli che sono nostri capisaldi, ma ripeto, non così metafisici o basilari, ma anche semplicemente, che ne so. Prima il dovere e poi il piacere. Oppure, ovviamente, poi gli interrogativi che mi sono venuti erano un po' più impegnativi. Non vorrei far calare, ma abbiamo passato un periodo un po' impegnativo a livello sociale. Ma io mi ricordo mentre lavoravamo sul libro, a me una continuava a venire di affermazione da mettere in discussione, che era: la malattia è una brutta cosa. Obiettivamente la malattia è una brutta cosa, però se uno poi va e comincia a fare ciò che tu suggerisci per mettere in discussione una credenza, emergono delle cose inaspettate, devo dire inaspettate. Oppure mi piace la pasta. Se sembra, è proprio un esercizio, come quando fai dei movimenti con le gambe, ricominci a camminare o a correre, che senti tutti quanti i muscoli, quindi ti riappropri del tuo corpo. Fare questo tipo di lavoro con la messa in discussione delle convinzioni e delle credenze che abbiamo ti fa riscoprire, viene da dire, i muscoli
interiori del cervello e ti mette di fronte a realtà tue inaspettate. C'è un tana per te che è anche imbarazzante. Sì, fortuna sì. Che si può fare, come dire, sì. In maniera riservata. Ci sono tante idee, perché l'idea è la parola forse principe qua dentro. L'idea è quel contenuto di conoscenza che è fatta in parte di contenuto cognitivo, quindi il concetto, e in parte di immagine, e tra l'uno e l'altro ti raccontano qualcosa, una storia. Abbiamo tante idee, sia dentro questa casettina, che è quella del luogo comune, del nostro modo di percepire le cose, il mundus, sia fuori, e ce ne sono tante altre che si possono scoprire. Quindi usare l'immaginazione anche un pochettino dentro casa, se vogliamo, su quelle convinzioni e credenze, ci può permettere di guardarle in modo più vasto e dire: ma appunto, mi piace la pasta, adesso questa non l'avevo mai neanche presa in considerazione. A me è piaciuto molto, giocando, quando è venuto fuori questo tema sulla terra piatta. Non che io creda alla terra piatta, però mi è piaciuto vedere come ogni tanto vengono fuori questi movimenti che rimettono in discussione dei concetti su cui noi stiamo creando continuamente la nostra realtà, e ce ne sono tantissimi. Il posso non posso, è giusto o non è giusto, al di là chiaramente di quello che è l'ambito della legge, dove il giusto è definito da delle leggi, sono degli altri tipi di giusto che uno magari ha ereditato ma non li ha messi alla prova. E quindi questi un pochettino magari ci bloccano. Ed è curioso prendere determinate prospettive, arrampicarcisi fino in cima e guardare oltre e vedere che altro c'è. E andare al ritorno, istruzioni per il viaggio immaginale, aiuta proprio a fare questo, a pensare in modo più vasto, a uscire dai confini di quei sistemi di pensiero che ci tengono chiusi, che non ci permettono di conoscere qualcosa di nuovo. E tra questo qualcosa di nuovo ci sono le nostre prospettive. Abbiamo parlato di talenti, abbiamo parlato di futuri possibili, di progetti, di idee belle da condividere. C'è veramente tantissimo che si può scoprire. E il mio invito chiaramente è imparare come si fa e poi fare i propri viaggi in maniera divertente. Ecco, questo è un altro aspetto importante. Giocare, divertirsi e non prendersi troppo sul serio, come diceva Dyer nel suo libro Il potere dell'intenzione, perché ogni volta che tu ti prendi troppo sul serio, è come se stessi tornando in quell'ambiente piccolino, ristretto della casettina 3x3, cercando di essere colui o colei che ha ragione. E avere ragione, penso che da una parte è un po' una malattia nel nostro tempo, no? Questo tentativo di avere ragione e scontrarsi uno contro l'altro, litigare, non mi sembra molto utile. Invece è più bello e divertente mettersi ogni tanto nel dubbio, no? Nel dubbio positivo, scoprire qualcosa di nuovo. C'era, allora, usi l'immaginazione per scoprire le cose che sono funzionali a te, ma per scoprire quello che magari stai cercando di comprendere, per esempio, quali possono essere dei bei futuri da realizzare, quali possono essere dei bei talenti che io ho e non riesco a vedere. Puoi usare l'immaginazione, questo modo di pensare, per scoprire un posto, un luogo del pensiero dove andare a pensare, e se vuoi, per esempio, cosa possiamo fare? Ecco, voglio scoprire quali sono le versioni, le azioni più belle che posso fare se voglio essere di maggiore contributo nel mondo, per esempio. Ecco, questa è una cosa che si può pensare immaginativamente. Graziella dice: l'immaginazione è fatta anche di sensazioni, talmente belle che quando torni le propaghi nella tua vita e ti aiutano a trovare la tua strada. Grazie mille. Vero. Beh sì, immaginare non è soltanto immagine, contiene tutto, contiene una storia, contiene delle emozioni, per cui è veramente potente. C'è anche una bella ricerca della Berkeley University sull'impatto nel nostro modo di pensare, nel cervello e anche nell'impianto emozionale, che ha una pratica di meraviglia. E meravigliarsi è una pratica immaginativa, è una delle funzioni immaginative.
tu ti metti lì a ricordare o a rivivere un momento di meraviglia, cambia proprio il nostro modo di pensare. Ed è proprio qui, cioè noi possiamo cambiare il modo di pensare per uscire da quelli che sono, ahimè, molto spesso i nostri problemi che sono dati, non dico sempre, ma spesso dal nostro modo di pensarli. E se noi abbiamo delle prospettive più vaste, usciamo più facilmente da queste dinamiche problematiche. Io lascerei un po' di spazio alle domande a te, Elisa, e anche agli altri, e poi, visto che sono anche le 7:30, andrei verso la chiusura. Inizia, è volato il tempo. Abbiamo volato, sì. Inizia, guarda. Quindi, se ci sono domande, intanto E se ci sono ringrazio. domande appunto su da parte di chi ci sta seguendo in diretta. Ah, questa non l'avevo vista. Antonio chiede: il suo libro può essere propedeutico ai maestri invisibili? Questo bisognerebbe chiederlo a Sibaldi, ok? Oddio, che Dato cosa che fantastica! io insegno altro, insegno dei modi di pensare che sono quelli delle stanze dell'immaginazione, non insegno i maestri invisibili, bisognerebbe chiederlo a Sibaldi. Adesso gli faremo avere una copia del libro. Tanto benvenuti anche a tutte le persone, siete collegati in ultimo anche Nadine e anche il nostro Gabriele Policardo. Ciao Ciao Gabriele. Nadi, ciao Gabriele. Tanto ciao Graziella, Elisa, Mandy, tutti coloro che hanno partecipato fin qui, Ellie. Elisa, Però tantissime domande, sei stata molto proficua. Vai Elisa. io, Elisa, io, perché c'è Stavi anche dicendo Elisa qualcosa? che... Sì. No, 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 stavo pensando alla domanda, mi pare, di Antonio, il rapporto con i maestri invisibili. In realtà, giustamente, che se andata e ritorno possa essere propedeutico o meno, lo deve dire Igor. Però forse è l'occasione per dire che cosa c'è in comune rispetto non tanto ai maestri invisibili di per sé, ma cioè, come dire, appartengono un pochino alla stessa tipologia di strumenti, non so come spiegarmi al meglio. Cioè, sì, anche con i maestri invisibili si contatta attraverso un viaggio immaginale una parte profonda di sé. Sì, per come la vedo io, e poi appunto ci dovrebbe chiedere conferma a Igor. Queste sono delle pratiche di pensiero che ci permettono di pensare in un modo, io dico nuovo, il problema è che invece è vecchissimo e noi l'abbiamo dimenticato. Noi pensiamo solo in un modo, quello della ragione, e ci perdiamo tutti gli altri modi di pensare, quello narrativo, quello immaginativo. Noi possiamo, ma questo è un esercizio che avremmo fatto un milione di volte, che cosa avrebbe fatto in questa situazione? Non lo so, Einstein, Leonardo da Vinci, e tu soltanto facendoti questa domanda qui cambi modo di pensare. Ne parlava cose simili anche Edward De Bono nei suoi libri sui 6 cappelli per pensare. Proprio cambia l'intelligenza, cambia il modo di pensare. Noi portiamo la nostra facoltà su un altro piano. E quindi un po' i maestri, un po' le stanze dell'immaginazione, sono dei luoghi, dove si può andare a pensare in un modo diverso. Proprio diverso, più vasto, che non ha quelle metriche, quelle logiche ristrette della quotidianità. E per questo, per come la vedo io, per le stanze di immaginazione, sicuramente andata a ritorno è molto propedeutico, anzi, è anche più maturo, quindi permette una visione, secondo me, molto più funzionale. Sono dei bellissimi commenti anche su Macrolibrarsi, dove il libro è in vendita con anche 4 omaggi, 2 video e 2 audio. Per esempio, una ragazza che ha scritto: sono solo a pagina 23, ho già avuto 3 aha experience e ho già cancellato una convinzione limitante. No? E questo per fare un esempio dei commenti. Quindi è stato molto bello leggerlo. Ti faccio una domanda forse scomoda, mi è venuta adesso così mentre parlavi di questa recensione fatta su Macrolibrarsi. Questo è il manuale di istruzioni per il viaggio immaginale. Secondo te, leggendolo, impariamo a fare il viaggio immaginale o ci ricordiamo come si fanno i viaggi immaginali? Non lo so, non lo so. Secondo me è una sensazione mista. Qualcosa lo impariamo, e però quando l'abbiamo imparato ci è talmente naturale, perché non è se lo ricordo meno, ma sono pratiche naturali all'essere umano.
Ecco, per cui lo riconosciamo come facente parte di noi. Questa qui è la risposta. Quindi non so se è un ricordare, Mi però sicuramente piace. è un, ecco, forse un ritrovare, Mi piace ritrovare. perché, sai, si potrebbe anche pensare le istruzioni per il viaggio immaginale, impari a fare qualcosa che è completamente al di fuori di te, altro da te, come quando si impara un mestiere, no? Tutto sommato, posso imparare a fare tante cose, anche cose che non mi appartengono. Invece, per come l'ho vissuta io, il viaggio immaginale occorre imparare a farlo secondo delle istruzioni. Però impari a fare qualcosa, mi sta venendo il paragone, la metafora, come quando si impara a camminare. C'è qualcosa di istintivo e impari prima quando qualcuno, magari la mamma o il papà, ti spiegano, ti dicono, osservando gli altri. È questa, sì, questa via di mezzo dove c'è da apprendere qualcosa di esterno, ma c'è una funzione che è quella dell'immaginazione che è nostra di natura. Assolutamente, guarda, mentre ti ascoltavo e leggevo anche un po' i commenti, tantissimi in questo momento, grazie, e adesso qualcuno lo leggo. Mi è venuto pensato che, secondo me, uno dei grossi problemi che è legato con l'immaginazione e con tanti lavori di tipo, sul tipo della consapevolezza, per esempio Antonio dice, quindi è l'opposto del sogno lucido. Per me il viaggio immaginativo è il pensiero consapevole, immaginativo consapevole, visionario. Quindi la coscienza è bella attiva, non ha bisogno di stare in un sogno per pensare. Il problema che c'è di fondo, secondo me, è quello della verità. Noi abbiamo questa fissazione che c'è un'anima, magari molti, perché io ho fatto questo mio lavoro su di me di revisione del concetto di anima negli ultimi 1 anno e mezzo, 2. E quest'anima contiene la verità. Ecco, allora io da filosofo dico, ma quindi la verità è una, è solo quella, è giusta così, e quindi è un destino. Allora a questo punto che senso ha fare qualsiasi cosa? Perché tanto se c'è un destino e sta lì, ci stai scritto dentro, non puoi fare altro che incarnarlo. Io non la vedo così personalmente e credo che di fondo a un viaggio immaginativo ci deve essere un altro tipo di conoscenza. Il fatto che, questa fu la domanda che mi feci, che cos'è l'anima? Una teoria che mi sono dato è questa, è il fiammifero rappresenta l'anima. Quando io lo prendo il fiammifero, lui si chiama fiammifero, ma la fiamma non c'è, ok? Però ne spiega il senso, il suo senso è in una cosa che lì non c'è, ma se io prendo il fiammifero e lo accendo, la fiamma comincia a esserci e da quel momento consuma il fiammifero. Quella è energia, quindi l'anima è energia. Che cosa è energia però? È un quantitativo di forza, di possibilità, di ampiezza che noi abbiamo, come dice anche il testo sacro, cioè Ruah, questo soffio, che anima. Un corpo di fango, d'accordo? Da quel momento il corpo ha una vita, prima non ce l'ha. Ecco, quella cosa lì non ha necessariamente dentro una cosa scritta, ha probabilmente una progettualità. Hillman parlava della ghianda come contenitore di tutta la quercia, quindi un tronco con tanti rami, tante prospettive, tanti ampliamenti possibili. Ecco, quindi io la vedo così: noi siamo divisi tra quello che non sappiamo ancora di essere, ma possiamo essere, le possibilità. È quello che di quelle possibilità facciamo. Aristotele diceva potenza, potenzialità e atto, cioè ciò che poi alla fine ho fatto. Potenzialità e fatti. Noi siamo lì in mezzo, per come la vedo io. E il pensiero immaginativo ci permette di visionare la vastità delle nostre possibilità di momento in momento, da cui poi viene fuori il nostro lavoro di decidere di rimboccarci le maniche e renderle concrete. Ecco, questo per me è importantissimo comunicarlo, perché molto spesso arriviamo con l'idea che quella è la verità, allora tu hai visto quella è la verità, le cose stanno così. Che è un danno questo che noi facciamo a noi stessi, di restrizione, è portare il modo di pensare della ragione negli ambienti dove la ragione non comanda niente. Questo è per me importantissimo, ci tengo molto a dirlo. A proposito di ghiande, allora intanto qualcuno chiede se questa diretta rimarrà. Sì, sicuramente sì, la potete ritrovare nella pagina Matteo Figara. Credo, dice Annalisa, che l'immaginazione sia molto utile per capire e per portare alla realtà quello che ci fa stare bene, oltre a poter creare un qualcosa che immaginiamo e quindi renderlo tale. Mi chiedo come fare ad allenare l'immaginazione per chi non riesce a farlo.
Beh, con le giuste regole e con un po' di pratica, come tutte le cose. Esatto. Allora, la radice, secondo me, il libro è propedeutico per potenziare la facoltà immaginativa, per comprenderla e potenziarla. C'era Erna che diceva, si può immaginare senza emozioni? Se immagini una parete bianca, probabilmente non avrai molte emozioni, ma qualsiasi altro tipo di immagine molto probabilmente porta con sé anche delle emozioni, perché noi siamo un insieme, siamo un corpo unico di pensiero, di immaginazione, e l'immagine in sé contiene una storia e quindi come tale contiene anche delle emozioni. Guardate, molto spesso le immagini che noi scoviamo, troviamo in queste esperienze, sono quell'energia lì. Quali sono i miei talenti? So che io ho delle potenzialità, ma non le ho ancora comprese, d'accordo? Che assume una forma, l'energia invisibile, assume una forma, l'immagine, che non è ancora tangibile, ma è visibile, affinché io possa conoscerla, quella cosa lì. E questo è uno dei lavori importanti dell'immaginazione, rende visibile ciò che è potenzialità, affinché io possa accoglierla e poi portarla nel concreto. Ah, ok, devo leggere tutto quanto il commento di Elena, che non trovo, chissà dov'è, non è qui, probabilmente allora è sull'altra pagina, quanto abbiamo. Non trovo il commento di Elena. Si può immaginare senza emozioni, ok, questo l'ho letto, ce ne deve essere un altro. Che mi sono perso. Sono perso qualche commento, mi chiedono di leggerlo tutto, ma non lo trovo e quindi non so come leggerlo. Ok, dai, se ci sono domande ci fermiamo ancora un attimo. In realtà ce ne sono diverse. Anche una parete bianca può dare emozioni, certo, sicuramente. La differenza tra intuizione e immaginazione, l'intuizione è uno dei territori dell'immaginare, ok? Perché arriva senza che tu lo abbia cercato, arriva in un momento in cui esci di casa e ampli un pochettino le tue capacità di pensare e sei già più disposto, disposta a ricevere delle informazioni, delle idee, d'accordo? Non so, c'è un altro commento, ma ci sono tantissimi, me li perdo. Ah, ok, questo era il commento allora. Io da sempre immagino conversazioni, immagino di avere una tale persona vicino e ci parlo, ci ballo, ci rido, eccetera. Immagino non sia la stessa cosa. Allora, quello è uno dei modi che abbiamo per usare questa facoltà immaginativa. La facoltà immaginativa viene usata per tantissime cose, prevedere, per giocare i bambini. Quello che stai facendo tu, Elisa, è giocare, d'accordo? Per pensare a livello di memoria, ricordare le cose, usiamo comunque la facoltà immaginativa. Quindi sta veramente ovunque nella nostra vita l'immaginazione, per dipingere, per disegnare, ovunque, per raccontare delle storie. D'accordo? Quando noi raccontiamo le storie, usiamo l'immaginazione. Questo modo di usare questa facoltà, secondo me, è uno dei più belli perché ci fa scoprire delle cose. Ok, quante volte si può immaginare ogni giorno? Chiede Ellie, e qual è il momento giusto della giornata? E chi sono io per dirlo? Nel senso che poi ognuno troverà il suo spazio migliore. La mia idea è questa. Dipende a che punto sei con la pratica immaginativa. Se sei agli inizi, magari un passo alla volta, una volta al giorno, prenditi il tempo, lo spazio per stare in serenità. Per andare un attimo in un altro modo di pensare, quindi cambiare frequenza, oh, rilassarti un pochettino, e paziente, perché magari all'inizio ci vuole un po' di tempo. Qual è il momento migliore? Quando puoi farlo. Io, per esempio, adesso che ci sono Lara e la piccola nella mia vita, che sono comunque una bellissima presenza, una realtà importante per me, riesco a volte meglio la notte, la sera, quando sono tutte e due a dormire e mi sento più sciolto, più libero, che posso spaziare. Altre volte la mattina. Dipende un po' da ognuno di noi. Ah, questo era il commento. Secondo me il libro è propedeutico per potenziare la facoltà immaginativa e del sentire. Io mi ricordo che quando ho letto I Maestri Invisibili
Ero terrorizzata, ma mi sono applicata. Invece, con questo libro sei molto più accompagnato. La lettura di questo libro mi fa sentire più sicura. Grazie, grazie, Ilara. Wow, abbiamo fatto una bella corsa. Io so che qualche commento è rimasto fuori, tornerò a scrivere in risposta. Non so se Elisa volevi chiudere tu in qualche modo. Io, oddio, ho voglia di fare altre 1.000 domande, ma non si può, quindi spero tutti. No, mi rimane semplicemente da dire, mi piacerebbe intanto ringraziarti per il lavoro che hai fatto, perché questo libro esce dal lavoro e dalla ricerca che hai svolto negli anni. E ti posso dire, e penso che mi darai ragione, che è più difficile scrivere qualcosa di semplice e breve Urca. che non è di fruibile da tutti, che accompagni, come diceva, adesso non ricordo di chi era l'ultimo bellissimo commento, che non scrivere 3 o 4 volumi di un trattato. Quindi ringrazio te, ringrazio coloro che ci hanno seguiti e veramente mi viene da augurare a tutti noi il recupero della facoltà immaginativa, sia a livello ludico di passatempo che ci alleggerisca e ci arricchisca, sia anche come strumento di lavoro, proprio perché viviamo in un'epoca, in un mondo che, come dicevi anche tu, ci mette sempre di fronte al dualismo. Se questo va bene, quell'altro va male. Se vogliamo essere delle persone pratiche e concrete, tutto ciò che non è pratico e concreto non funziona. E invece l'immaginazione non solo è una facoltà preziosa, ma è una facoltà che ci può aiutare veramente tanto. Nella peggiore Sicuramente. delle ipotesi ci può aiutare a vivere momenti piacevoli, rilassanti, dove ci sentiamo accolti e ci sentiamo liberi. Che, mentre lo dicevo, cioè, già poter avere mezz'ora al giorno così, penso che tanti di noi si sentirebbero rinfrancati. Quindi veramente buon viaggio a noi tutti, che sia uno splendido viaggio di andata e un ricco viaggio di ritorno. Questo veramente lo Bello. auguro a noi tutti. Io mi nascondo dietro questa bellissima copertina, lo citavo, di Michela Filippini. Matteo, veramente grazie mille per questo libro, per questa opportunità. Ancora grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltati. E Per le io poi mi tante appunterò le domande. domande e te le scrivo, tutte le domande che mi sono venute te le Sì, scrivo. assolutamente, assolutamente. Anch'io ringrazio, chiaramente non si può fare diversamente per tutti coloro che ci hanno seguiti, anche a chi ha fatto il lavoro ogni tanto di mandarmi le domande, cioè Lara, grazie Lara, grazie Elisa, perché non è stato detto, ma questo libro era nato in un formato un po' diverso e grazie al tuo lavoro incredibile, è riuscito a entrare in modo semplice e chiaro all'interno di un talismano, di un amuleto, scusami. È difficile scrivere poco, io all'inizio infatti non lo avevo fatto molto bene, ma grazie al tuo lavoro devo dire è venuto fuori qualcosa di fruibile, di semplice e di concreto, e questo per me è molto importante. Grazie. Grazie a te, Matteo, veramente. Ragazzi, ragazze, noi ci salutiamo, questa diretta finisce qui. Se ci sono delle domande scrivetele anche nella mia pagina, così verrò a rispondervi anche prossimamente. Grazie intanto, grazie a tutti e a tutti. Buona serata.